Sono molto felice di fare questa collaborazione con RaveTube perché finalmente potrò insultare un pubblico diverso dal mio. Figurati. Mi ha chiesto di fare questa introduzione per fare un po' di contraddittorio per Metal Gear Solid 5 e bla bla bla, le solite cose. Mi voglio subito sbilanciare dicendo che Metal Gear è un gioco di merda. 3 ore di cutscene per scoprire dove andrà a cagare Solid Snake non sono tollerabili. Proprio no. Per fortuna Metal Gear Solid 5 è l'ultimo della saga perché Konami ha avuto il buon gusto di cacciare quel cretino. Che cazzo stai? Di Kojima, che non faceva altro che fare dei giochi del ca... Ma che dici, Pandemion? Del ca... Senti, RaveTube, non riesco a farlo. Non riesco proprio a farlo. Mi è impossibile dire queste cose. Non ce la faccio. Ah... Ma se sono un fanboy di Kojima quanto te, guarda, guarda. 1, 2. Questo non ce l'hai tu, Suka. Questo manco ce l'hai, Suka. Questo secondo me manco ce l'hai, Suka. Questo. I libri. Sono più fanboy di te di Kojima. Va bene, inizia tu. Allora, come detto dal grande Pandemion, che sono fiero di avere qui ospite nel canale, la posizione numero uno degli easter egg più fighi di Metal Gear Solid Phantom Pain è la testa di maiale, riferimento al film Il Signore delle Mosche. Riferimento che troveremo anche nella missione 51, quando Ellie, insieme a tutti gli altri ragazzini africani, emigra col Sahelanthropus in questa piccola isola, proprio, più citazione così non si può, come appunto succede nel film Il Signore delle Mosche, dove sti ragazzini hanno questa piccola isoletta tutta per loro, e uno di loro viene eletto capo e come dio prendono questa testa di maiale che andando in putrefazione, sapete no, le mosche, e quindi il signore delle mosche. Alla posizione numero 2, il poster nella missione del prologo. Questo poster presente nel prologo di The Phantom Pain è lo stesso presentato alla GDC, quando la ormai defunta Kojima Productions cercava personale per la realizzazione del gioco. È probabile che questo poster sia stato inserito da Kojima per ricordare i bei vecchi andati quando ancora aveva un lavoro. No vabbè, questo particolare l'ho inserito io, ma è verosimile. Alla posizione numero 3, un altro riferimento al Signore delle Mosche. Abbiamo capito, Kojima, tu ami questo film. Ed è una bellissima cosa, perché ho apprezzato tantissimo tutte queste citazioni, che per me che ero ignorante non avevo capito un cazzo per quanto riguarda questo contesto, quindi meraviglioso. Alla posizione numero 4, la doccia con Quiet. Se tornerete puzzolenti e fetidi alla Mother Base, ci sarà finalmente la scena che renderà il cut content meno amaro. Ocelot cercherà di lanciarvi una secchiata d'acqua gelata addosso, ma una coraggiosa Quiet vi inviterà nella sua cella, ovviamente a fare la doccia insieme. Quiet però non ecciterà soltanto i giocatori, ma pure l'equipaggio. Ora, non capisco perché il nostro Big Boss abbia permesso a tutti i Diamond Dogs di fare Wire, ma in un luogo pieno di poster di Lolita li comprendo. Il loro morale si alzerà e il dubbio che Quiet quella bocca non la usi per parlare ma per fare altro è aumentata di molto. Come già detto nel mio video dei 3 videogiochi epici che parlano con te, vallo a rivedere. Alla posizione numero 5, il compleanno di Snake. Se noi metteremo la nostra data di compleanno, quindi si spera mettiamo quella reale, quando noi faremo il compleanno lo farà anche Snake. Quindi ci porteranno la torta, tutto figo. Piccola chicca che aggiungo: se avete ancora Quiet nel vostro staff, vi farò trovare tanti bei sigari. Che cara che sei, Quiet! Molto figo! Alla posizione numero 6, il pericolo di caduta delle scatole. Nelle prime ore di gioco vi renderete conto che il centro di comando è ancora in costruzione. Ci sono cartelle che avvertono del pericolo di caduta scatoloni. Se vi metterete davanti ad uno di essi, uno scatolone vi cadrà effettivamente addosso, stendendovi per qualche secondo. La cosa divertente è che questo particolare easter egg è stato mostrato anche nel trailer dell'ultimo E3. E con questo l'80% del gioco è stato mostrato con un trailer. Alla posizione numero 7, non è che ci sia molto da dire, quel mattacchione di Kojima ci ha voluto far assaporare gli anni 80 anche in un piccolo particolare. Quando Snake tirerà un pugno con la rincorsa, si sentirà uno di quei classici suoni che si usavano negli anni 80, quando c'era tipo uno sforzo, un movimento dinamico, insomma. Alla posizione numero 8, il pod che cambia discorso. Parando al pod con il fucile a pallettoni, cambierà immediatamente discorso. Ci sono varie frasi, tra cui questa. O questa.
è quella che forse già vi ricorderete se avete giocato a Metal Gear Solid 2. L'intelligenza artificiale di The Boss, infatti, dirà tutte le fermate della metro di Tokyo. Sempre in un accampamento vicino potremmo trovare la traccia 204-863, credo, forse sbaglio. Insomma, questa traccia numerata, che è la stessa che sentiremo alla radio dopo il notiziario, sempre in PT. Kojima, vuoi farci sentire la mancanza di quell'opera? E trovo geniale e commovente che tu ne abbia messo delle briciole, degli stralci per far vivere quell'opera attraverso Metal Gear Phantom Pain, come se avessi cercato di dare un buon auspicio con ciò che rimaneva dell'opera di Silent Hills. Mamma mia. Alla posizione numero 10, la radio che trasmette lo stesso notiziero di PT. In un accampamento africano vicino a dove troviamo la nebbia, una radio trasmetterà lo stesso notiziario che tanto ci ha spaventati nella demo di Silent Hills, PT. A brevissimo compariranno anche i video complottari con il titolo Metal Gear Solid 5 e Silent Hills sono ambientati nello stesso universo? No, vi rispondo io, ma tanto i complottari non possono sempre il cazzo con ste menate, anche con Mass Effect e Dragon Age l'hanno fatto, quindi lo faranno anche qui. Io ringrazio infinitamente Pandemion per avermi assistito, perché senza di lui non sarebbe stato lo stesso. Quel ragazzo ha un particolare senso dell'umorismo, oltre che ha una voce suadente bellissima. Sì, è quello che penso di te, Pandemion. Sono etero, okay. E quindi io vi invito a iscrivervi al suo canale, perché è bravissimo. Parla da sé, proprio andateci e capirete. Grazie per averlo seguito. Iscrivetevi al canale, stalkeratemi nei social. Vi ricordo che si è aperto Telegram, quindi cercatemi come RaveTube su Telegram. E noi ci vediamo al prossimo video. Boom! Se questo video vi è piaciuto, vi consiglio di recuperarvi quello che è venuto prima, un bellissimo video tema retro game, oppure la nostra recensione di Phantom Pain con Gian di ODS. Dico, ma cosa state aspettando a spolparvi il canale? Al prossimo video. Salve a tutti carissimi utenti youtuber, sono felicissimo. In questi momenti io e Iaculo Farfalline Viola, perché hanno resuscitato un classico arcade degli anni 80, Qbert. Questo personaggio creato da Warren Davis nella casa produttrice Gottlieb, che ormai non esiste.